quasi 3.000 segnalazioni da parte dei cittadini, 10 squadre di tecnici al lavoro e 150 aziende ferme. Mirando la messa in ginocchio dal sisma, cerca di far fronte all'emergenza. In totale sono 2.000 le persone che trovano assistenza nei campi, ma altre centinaia dormono fuori casa. Le facciate danno poco l'immagine di ciò che è successo. Gran parte del centro storico è collassato internamente e questo davvero si vede che il sisma di un certo tipo ha fatto questi precisi danni. Sono quasi tutte danneggiate le case private, tant'è che noi abbiamo ormai 3.000 segnalazioni, gran parte nel centro storico. La mappatura degli edifici viene effettuata di continuo con aggiornamenti costanti a causa delle scosse cosiddette di assestamento che sembrano non finire più. Il Duomo è completamente lacerato e il campanile è pericolante. Molti palazzi sono stati fatti evacuare ed alcuni di essi potrebbero presto crollare. La chiesa di San Francesco ha subito gravissimi danni, così come il castello dei Pico. La sede del comune in piazza Costituente è inagibile, con crepe di dimensioni enormi e un serio rischio crollo. Questa mattina siamo entrati nella sede di via Montanari dell'amministrazione comunale, dove si è anche staccato il soffitto. Abbiamo questa crepa verticale, che è una crepa abbastanza importante e che ci dà già l'ordine di grandezza del tipo di danno che c'è all'interno. Se uno all'interno della propria abitazione vede una crepa del genere, è meglio che chiami un tecnico. Qua invece vediamo una cosa molto preoccupante, e già questo è già sufficiente per rendere inagibile l'edificio, perché c'è stato un crollo, e vedete il pezzo che è mancato, nel volto, praticamente è la pietra che tiene, che regge la spinta del volto. Quella che sta riprendendo è una fessura che denota un danno importante, in quanto è lo scollamento tra due muri portanti che sono collegati a 90 gradi e uno serve per il irrigidimento dell'altro. Si sono staccati perché costruttivamente non erano molto legati, perché era la tecnologia di allora. Il terremoto mette, appunto, ha questa facoltà di mettere in evidenza le carenze strutturali che già in questi tipi di edifici erano esistenti. In questa prima fase noi forniamo i nostri tecnici per i sopralluoghi gratuitamente. Come possiamo vedere, alcuni dipendenti comunali stanno portando via lo stretto necessario perché la struttura è estremamente pericolante. Sì, ci aspettavamo una situazione drammatica all'interno della nostra sede e così è stato. Il sisma ci ha veramente colpito in uno dei punti più sensibili. Cerchiamo di recuperare le carte, i documenti, le pratiche che ci consentiranno di ripartire e di andare verso la normalità, anche se la situazione è molto difficile. E questa è la parte dell'urbanistica ed è praticamente collassata su se stessa. Il soffitto ha compromesso praticamente l'edificio e quindi adesso stiamo cercando di recuperare il recuperabile per, come ho detto prima, ricominciare l'attività magari in un altro posto, perché crediamo che questa sia una sede compromessa per molto tempo. Mentre la macchina dei soccorsi e i tecnici lavorano 24 ore su 24, tra i commercianti c'è chi deve liberare i negozi perché rischia di perdere tutto e c'è chi cerca invece di tornare alla normalità anche per fornire servizi ai cittadini. Voi state portando via la merce perché vi hanno detto che non potete più usare il vostro negozio. Crolla e naturalmente non siamo sicuri di niente. E allora dobbiamo per forza traslocare tutti i negozi. L'ho aiutata a portare fuori tutta la gioielleria e robe del genere. Ma c'è un rischio crollo? È probabile. In caso di altra scossa potrebbe essere che venga giù la struttura, quindi ha preferito sgombrare tutto. Riaperto subito il lunedì mattina. Ha deciso di riaprire perché, per continuare la normalità? Sì, esatto, esatto. Per dare anche un servizio, cioè non vedo delle, insomma, uno ha bisogno, magari rompe gli occhiali così, un servizio penso che serve, insomma, ecco, capito? Quando ho visto che non c'era niente di pericoloso, perché non c'è proprio, c'è tutto normale, poi anche il palazzo sopra integro non era transennato, per cui ho aperto, ho deciso di aprire. Per continuare, per essere fuori dei crisi. Esatto, e per continuare ad andare avanti, la vita deve andare avanti, sperando che non ci siano più scosse del genere. C'è qualche crepina struttura, cioè qualche crepina sul muro non portante, per cui penso che ci si stia bene comunque. Devo però, devono arrivare per un controllo proprio. Ho dato il mio nome e aspetto. Le persone si stanno rivolgendo qui da lei?
Sì, perché sono i miei clienti e hanno bisogno di un servizio, diciamo, per cui insomma faccio quello che posso. Le persone sono venute qua subito in centro, anche perché gente che comunque abita qui, che le case qua sono un pochettino messe male, sono dovute andare a dormire via, sono tornate per vedere com'era la situazione e intanto insomma sono venute a prendere qualcosa da mangiare e sono tutti molto scioccati.